Buongiorno, buongiorno amici di Ciao Como, Stadio Sinigaglia di Como. Oggi giovedì, mancano quindi 3 giorni al grande evento, quello di domenica, Como Piacenza, ma non è solo Como Piacenza, che comunque è una partita molto importante, e poi l'arrivo anche dei nuovi proprietari del Calcio Como. Allora, lo ringrazio, oggi è con noi il direttore generale Diego Foresti. Buongiorno Diego, innanzitutto. Buongiorno a tutti. Buongiorno davvero, sei stato come sempre molto gentile ad aprirci qua le porte dello stadio in questa giornata. Ma lo abbiamo fatto perché l'obiettivo qual è, Diego? È di riempirlo questo stadio. Noi siamo qua nella tribuna centrale, curva ovviamente, riempirlo di tanto entusiasmo domenica, giusto? Beh, assolutamente sì, è chiaro che in concomitanza con una partita fondamentale per il proseguo del nostro campionato c'è anche la presentazione della nuova proprietà. Cade giusto puntino, perché io guardo sempre prima il calcio giocato, perché ruota tutto poi intorno al risultato finale. È una partita fondamentale, abbiamo ancora la rabbia della partita d'andata, perché voi sapete benissimo cosa successe alla partita d'andata, una partita che avevamo letteralmente per le mani, e ci fu fatta un'ingiustizia pazzesca che ne parlarono tutti i media e tutte le testimonianze sportive, perché fu un caso particolare con la palla a 50 metri espellere il giocatore dando il rigore. Però acqua passata, questo serve per dare uno stimolo in più ai nostri sostenitori, per venire a dare una mano ai ragazzi. Io parlo sempre del gruppo, in questi giorni si è parlato tanto del nostro lavoro, quindi voglio dire, abbiamo fatto di più di quello che probabilmente erano le nostre capacità in una situazione particolare, quindi tutti hanno dato il 110%. E credo che questo l'hanno riconosciuto, dai, assolutamente, tutti, dal magazziniere, esatto, per arrivare, infatti, al dottor Di Michele, giusto, per citare un po' tutti i ruoli. E quindi voglio dire, è chiaro che io parlo sempre del gruppo. Il gruppo, però, io dove sono stato sempre dato importanza fondamentale alla tifoseria. Ho un rapporto meraviglioso con i tifosi del Como. Quindi, ed è nato perché ci siamo comportati bene a vicenda, e quindi oggi sono qui a fare un appello: venite, sosteneteci domenica, perché a cominciare da domenica saranno 8 finali, soprattutto le 5 a Sinigaglia. Dobbiamo farlo diventare il nostro fortino. Qui quest'anno abbiamo perso solo una partita prima di Natale con l'Arezzo. Venivamo da una situazione difficile perché avevamo la squadra decimata e abbiamo incontrato l'Arezzo, che in quel momento era la squadra da battere del campionato. Questo lo dice lunga su il fattore Sinigaglia. Quindi ci terrei domenica che fosse veramente un colpo d'occhio bellissimo. Ecco, infatti noi oggi chiaramente lo diciamo, lo stadio è vuoto, ovvio, perché oggi è giovedì, ma come dice Diego Foresti, ecco, l'obiettivo, l'ambizione anche di questo gruppo, che come hai detto Diego, ha lavorato sotto, vi siete fatti un mazzo tanto, diciamocela tutta, è bello quindi che domenica davvero ci sia un po' di riconoscimento, e poi ovviamente anche perché, sai, noi proprietari magari così, chiaramente. Non è che domenica rende chiaramente giustizia a quello che hanno fatto martedì e mercoledì in tribunale, quindi sanno benissimo che vengono in una città bellissima, in una città che ama il calcio, in una società storicamente importante per il proprio passato, ma vengono per dare una mano sicuramente a riportare questa società, questa squadra in categorie dove gli compete. I tifosi ci hanno sempre dato una mano, io non dimenticherò mai la prima partita a Pavia di Coppa dopo Italia, il fallimento, me lo ricordo subito, tre giorni dopo il fallimento, e mi venne veramente la pelle d'oca, gli ho detto se questo è l'inizio, siamo messi veramente bene. Fu proprio l'inizio, perché non ci hanno mai abbandonato, anche nelle trasferte come quella di Olbia, come quelle di Roma, quelle lontanissime, ci sono sempre stati, e anche in un numero importante di tifosi. Però è chiaro che oggi siamo arrivati ad una situazione che la squadra ha bisogno di, come dicevo prima, noi abbiamo dato 110,
voglio che anche la nostra tifoseria dia in queste ultime partite qualcosa in più di quello che ha dentro. Quindi solo così, solo tutti insieme potremo arrivare a un obiettivo importantissimo, e sarebbe un coronamento di una stagione che è nata malissimo, però ci abbiamo creduto dal primo giorno, dal primo minuto tutti, e quindi è giusto portare a termine ciò che abbiamo iniziato. Tra l'altro domenica, Diego, voi avete deciso, ed è bella questa cosa perché era già stata fatta, no? Di dare la possibilità anche ai ragazzi del settore giovanile di altre squadre del nostro territorio di venire qui e di entrare con prezzi veramente agevolati, anzi grazie ai ragazzi e gli accompagnatori una cifra veramente simbolica. Ecco, è anche bello. Sì, assolutamente sì, porteremo tutto il nostro settore giovanile, giustamente per presentarci al meglio la nuova proprietà e far vedere come comunque siamo organizzati, come sono organizzate le nostre squadre giovanili. Ma soprattutto tutti i tesserati, che siano tesserati in qualsiasi società. Esatto, qualsiasi, diciamolo, qualsiasi società del nostro territorio. Esatto, del nostro territorio abbiamo fatto dei prezzi particolari anche per gli accompagnatori, quindi l'abbiamo fatto anche perché, prima di tutto, riportare generazioni basse di età a Sinigaglia, perché secondo me se tutti si lamentano nel tempo di avere pochi tifosi, anche perché comunque questa squadra, questa società ha sofferto, a parte l'anno scorso per la Serie B, però era 14 anni che non ci andava, quindi in 14 anni le generazioni cambiano, e se ti sei fatto 3 anni di Serie D è chiaro che probabilmente qualcuno che non era proprio innamorato del calcio combo abbia smesso di andare allo stadio e di conseguenza i propri figli, quindi riportare i ragazzini, i giovani, sarebbe una cosa importante anche per il proseguo. Chiaro che allora poi il resto ce lo devono mettere i nostri ragazzi, cioè i ragazzi di Fabio Gallo. Questo è fondamentale, ma credo che Fabio tu lo conosci. Esatto, bravo. L'abbiamo visto. Sta preparando la partita. Bravo. Questo benissimo, come del resto lo fa tutte le settimane. È una partita che si prepara da sé, perché abbiamo un big match con una diretta concorrente. Forse c'è anche ben poco da dire dal punto di vista. Domenica ci è andata a 4 punti e dobbiamo assolutamente accorciare su di loro, perché il sesto posto è comunque fondamentale. Poi importante per noi è l'obiettivo di entrare ai play-off. È chiaro che l'appetito viene mangiando quando ti trovi lì. È meglio arrivare sesti che decimi, quello assolutamente sì, però deve diventare un'ossessione. Dovesse essere playoff, come hai detto prima, con tutti i riti scaramantici del caso che puoi fare, sarebbe una stagione veramente stratosferica, partita malissimo, ma cioè, coronamento se ci fossero i playoff, no? Credo che di più che non si può chiedere. Se avremo la fortuna di andare ai playoff sarà sicuramente il pagamento di tanto lavoro fatto in un anno in situazioni difficoltose e in certi momenti anche disperate. Quindi sarebbe veramente il coronamento di un sogno. Poi dico a tutti i tifosi, sappiamo benissimo che siamo la mina vagante se dovessimo entrare nei play-off, perché chiunque secondo me là davanti preferirebbe incontrare tutti a parte il Como. Sapendo l'affluenza di pubblico che ha avuto anche gli ultimi playoff che ha fatto 2 anni fa, diventa uno stadio pericoloso e importante per la squadra di casa. Quindi, e come detto, in effetti mina vagante direi che è il termine giusto, Diego. Sicuramente sì, anche perché, ripeto, noi non abbiamo l'obbligo di conquistare nulla quest'anno abbiamo già dato tanto e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È chiaro che, come dicevo prima, l'appetito viene mangiando. A me piace solo vincere, nemmeno pareggiare, quindi voglio dire, quando sono lì adesso, a forza di mangiare la minestrina, è chiaro che voglio arrivare gli spaghetti anche, insomma, magari esatto. Quindi è importante, è chiaro che serve l'aiuto veramente della nostra magnifica curva e di tutta la tribuna e di un'affluenza importante allo stadio. Questo sicuramente i ragazzi lo sentono, perché giocare in uno stadio dove c'è un calore come quello che, ad esempio, riporto una delle ultime partite importanti con l'Alessandria, sapevamo che era una partita per noi quasi proibitiva. E che partita abbiamo fatto, Diego? Una cosa pazzesca. Abbiamo visto come abbiamo messo in difficoltà una squadra che sappiamo benissimo le potenzialità che ha e quant'altro, quindi direi che sono molto, molto sereno, sono sicuro che i ragazzi, non garantisco mai sul risultato perché purtroppo la palla è rotonda e può succedere sempre di tutto, ma garantisco
che usciranno con la maglia sudata, che è la cosa che secondo me è più importante per dimostrare comunque che tieni la maglia, tieni a dar soddisfazione anche ai tifosi. Boh, mai banale il nostro Diego Foresti, noi lo ringraziamo. Senti, prima di chiudere, Diego, altre due cose. La prima è, in questi giorni io ho visto una grande mobilitazione anche sui social e non solo, dopo la proposta che è stata fatta dal gruppo dei pesi massimi, facciamo presidente onorario Francesco Di Michele, il curatore fallimentare. Tu la scorsa settimana hai detto proprio testualmente, è un grandissimo uomo e ci mancherà. È giusto che adesso ovviamente lui ceda la mano, arrivino i nuovi proprietari, però sto Di Michele è tosto. No, con Di Michele abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Il feeling, esatto, bravo, il termine giusto è quello. E strada facendo siamo diventati, oltre a ottimi collaboratori, buoni amici, ma con tutti, con Lori, con Bressani, con tutti quelli che hanno lavorato a stretto contatto con lui. Quindi ha fatto sicuramente tanto, ci ha voluto veramente accompagnare, pur perdendo qualcosa per strada, perché ricordiamo che la prima asta era certo una top cifra e oggi è stata venduta, ahimè, a qualcosa di inferiore, non di poco. Quindi ha voluto proprio accompagnarci ad avere una proprietà. Gli abbiamo dato una mano tutti, lui è stato un grande e penso che sia farlo presidente onorario sia un premio. Sia un premio importante. Sei d'accordo? Assolutamente esatto. Sì. Sono sicuro che a differenza del presidente onorario precedente, sicuramente ci sarà un attimino un po' più di presenza. Questo sicuramente, ok. Ho visto l'intervista dell'altro giorno che ha riportato la provincia sul presidente onorario precedente. Io sono a Como da marzo, non ho mai avuto piacere di conoscerlo né di sentirlo, quindi... Ti riferisci a Zambrotta ovviamente? Tutti chiaro, sanno che è presidente esatto, d'orario, quindi esatto. Voglio dire, però forse in una situazione che ci siamo trovati da luglio in poi, ho letto che non ha ricevuto mai una telefonata. Io penso che se c'era qualcuno che doveva farla o metterci comunque la faccia giusto per capire com'era la situazione, fosse lui, quindi non è una polemica, è solo un dato di fatto, e visto che ho letto certe cose sul giornale che non sono d'accordo per niente sulla figura di Gianluca Zambrotta, nulla di personale, però io sono qui, quando vuole non c'è nessun problema. Giusto, infatti hai giustamente chiarito ovviamente anche quella che è la vostra e la tua posizione. Volevo solo differenziare un attimino la figura del presidente onorario. Certo, il presidente onorario non è che sia una figura solo perché manca un ruolo nell'organigramma. Il presidente onorario è quello che porta forse anche l'immagine di un organigramma importante, quindi i collaboratori e tutto l'organigramma che sta al di sotto è chiaro che debba avere anche il supporto morale del presidente onorario. Qualcosa penso in più, insomma, ruolo, vi aspettavate forse ruolo, qualcosa in più? Assolutamente sì, però penso che il ruolo proposto per il dottor Di Michele sia perfetto, perché sarà sicuramente un presidente onorario di presenza, ci ha già preannunciato che sarà il primo tifoso del Como tutte le domeniche a Sinigaglia, questo ci fa piacere e comunque nulla, tutto bene quel che finisce bene, perché alla fine è veramente una telenovela che si è conclusa in maniera positiva. Oggi stiamo aspettando la nuova proprietà, ecco, sabato. Infatti, esatto, mi hai anticipato l'ultima domanda e chiudiamo con l'amico Diego Foresti oggi qui allo Stadio Sinigaglia, bel incontro con il direttore generale, lo abbiamo voluto perché ci piaceva essere assieme, tutti assieme, una battaglia di tutti questa, come quella dei Lucchetti, una battaglia di tutta la città ovviamente per avere uno stadio pieno, una bella squadra che insomma possa portare in alto l'onore e il prestigio di Como. Ecco, arriva la nuova proprietaria, cosa sapete Diego, se ci vuoi dire qualche cosa ovviamente prima di poi conoscerla sabato? Sappiamo della signora, sappiamo quello che sapete penso anche voi, sappiamo più di voi la certezza che è venuta per fare molto molto bene, sono molto organizzati, la conosceremo sabato perché purtroppo con i suoi impegni non è riuscita ad arrivare di persona come prima, però abbiamo visto chiaramente le persone del suo entourage e che sono tutte persone molto molto preparato. Domenica sarà qui in tribuna, molto, sì, la signora Sien, sì. Ovviamente. Sarà certo. Sabato la presentazione, certo. Lo dico dillo. Comunque in anteprima faremo la presentazione al Palace Hotel di Como. Esatto. E alle ore 13 per la stampa, chiaramente per i media.
e dopodiché penso che ci trasferiremo allo stadio per... Mi mostrerete un po'. Spero ci sia affluenza anche sabato, quindi lancio un messaggio, ho la certezza che ci saranno i tifosi della curva, i pesi massimi, i gruppi organizzati. Chiunque passasse da queste parti... Dopo la conferenza stampa si viene allo stadio. Adesso l'orario sarà, io penso, intorno alle 15-15.30, esatto. Ritorneremo allo stadio dopo la conferenza al Pala. Però chiaramente chiunque passasse vicino a Sinigaglia... È ben accetto, perché chiaramente facciamogli vedere dove sta arrivando e cosa l'aspetta, chiaramente. Bene Diego, il tempo è scaduto, che idea dirti? Ti ringrazio ovviamente della tua squisita cortesia, credo anche i tifosi possano aver apprezzato questo tuo bel messaggio diretto, un appello, ecco quello che abbiamo fatto oggi Diego, è un appello a venire domenica, chiudiamo così. Assolutamente sì, io ringrazio te, ringrazio Ciao Como, ringrazio tutti i radioascoltatori, so che è una radio molto, molto seguita. So che a livello di social siamo molto seguiti, siete seguitissimi, questo ci fa enorme fa molto piacere Diego, ed è per questo che siamo sempre a disposizione e disponibili, perché è giusto che la città e i tifosi del Como sappiano istantaneamente tutti i movimenti della società e tutte le news sulla squadra, quindi va bene così. In bocca al lupo, grazie. Forza Como, bravo. Tutti allo stadio, grazie.